una cosa che io non posso fare, ed è pronunciare il nome del vulcano islandese. Ho provato a esercitarmi, ma non sono in grado. Poi l'accentuazione finale e delle assonanze con parolacce, quindi ho evitato. Qua sono nate le fabbriche di miti in Puglia. Sono nate dentro una sperimentazione strana. Non abbiamo deciso, non avete deciso, sedendovi a un tavolo di politologi, quale fosse il modo migliore per costruire una campagna elettorale. Ci siamo trovati a cercare una via di fuga rispetto ai luoghi della politica, anche della sinistra, rispetto alla modalità ordinaria di una contesa politica che non interpella la vita, che non incrocia il dolore, che non evoca le speranze. Abbiamo qui, visto che qui come ovunque la destra si andava organizzando in forma di comunità del rancore, soprattutto l'insediamento leghista nel nord vive come una piccola patria permanentemente in guerra contro le altre patrie culturali, le altre patrie etniche, le altre patrie religiose, percepite come un nemico incombente, come una realtà fantasmatica e minacciosa. Ma perché contro questa comunità del rancore la sinistra non è stata in grado di mettere in piedi un dispositivo di linguaggio, un codice, un'idea, un'utopia, una rete o una comunità altrettanto forte e più seducente? Perché semplicemente non ci ha provato, e perché c'è un fatto che omogeneizza la politica, tutta la politica. Nella politica, in tutta la politica, vige un principio distruttivo. Il berlusconismo che è dentro di noi, che cos'è? Il berlusconismo che è dentro di noi è l'idea che la politica è una palestra di competitori, dove si compete, dove l'unica parola che vale è competizione. Se siamo tutti quanti chiamati a vivere questa specie di selezione, come in quei salotti televisivi, no? Dove c'è proprio la costruzione scientifica dell'ansia del pubblico che si identifica, del pubblico che gode per chi vince, soffre per chi perde e mescola in maniera sadomasochista i propri sentimenti e le proprie immedesimazioni. La politica, se non è in grado di mettere in piedi oggi un modo di stare assieme alternativo all'antropologia berlusconiana, no, qual è quella umanità che viene fuori dal discorso di Berlusconi e della destra? È un'umanità maschilista, sessista, proprietaria, predatoria. È un'umanità E perché dunque alla fine le fabbriche di Michi sono nate qua in Puglia? Perché qua, prima di sconfiggere la destra, abbiamo dovuto sconfiggere la sinistra. Abbiamo dovuto sconfiggere. Una sinistra che, badate, se si presenta semplicemente come l'alter ego della destra, se è uguale e contraria, se è simmetrica, se è speculare, ma badate, a me che il taglio del welfare lo faccia un uomo di destra e un uomo di sinistra non mi interessa molto, è il taglio del welfare che considero di destra, anche se lo fanno a sinistra.
Allora, siccome qui abbiamo dovuto produrre ripetutamente uno spiazzamento della politica per come era concepita dal centro-sinistra, con le sue liturgie, con i suoi apparati burocratico-militari, con le sue regole, io per questo do in titolo le fabbriche, semplicemente perché sono la metafora di questo problema. Io ero sregolatezza rispetto a una certa idea della politica. Come si trova un candidato per diventare governatore? Si trova nei laboratori degli alchimisti della politica politicante, fuori il popolo, ma dentro quel palazzo con la P maiuscola ci sono quei sapienti che con tanta sapienza ci hanno portato di sconfitta in sconfitta fino all'attuale situazione di cortocircuito generale dell'Italia. Questi sapienti, chiusi nel palazzo con la P maiuscola, non sono più in grado di capire che cosa accade fuori, che cosa chiede la gente, che cosa vive nell'animo di una generazione. Allora noi siamo usciti fuori dal palazzo, abbiamo chiamato un popolo e abbiamo detto: sapete che c'è di nuovo? Non decide l'apparato, non decide la nomenclatura, prova questa volta a riappropriarsi della decisione un popolo, un protagonista democratico, un processo politico. Voi sapete che sia nel 2005, molti di voi non lo sanno che non erano ancora avvezzi alla politica per ragioni anagrafiche, sia nel 2005 che nel 2010, per ottenere le primarie, cioè un modo democratico di decidere il candidato, abbiamo dovuto per mesi e mesi lottare accanitamente, e in questa lotta si è capito che non era semplicemente, diciamo, scomoda una persona come me, era scomoda un'idea della politica. Per questo, quando ho vinto le primarie, non è finito il nostro danzare contro la cattiva politica, è cominciato allora, e allora abbiamo fatto nascere le fabbriche come un esodo da quella roba lì, no? È come un esilio volontario dalla terra della cattiva politica, alla ricerca della buona politica. Qual è la principale caratteristica delle fabbriche? Per come hanno provato a esistere in maniera sperimentale, rudimentale, la principale caratteristica è che al centro della vita delle fabbriche c'è una parola che è contraria alla parola che domina la scena del mondo. La parola che domina la scena del mondo è competizione. La parola che domina la vita delle fabbriche è cooperazione. Qui si coopera. Guardate, il mito della competizione non è più contestato a sinistra da 30 anni, ma il mito della competizione, portato alle estreme conseguenze, prospetta l'autodistruzione della civiltà. È un mito che ha dentro di sé l'ipoteca dell'autocannibalismo, è un mito nichilista non c'entra niente. Abbiamo capito il concetto.